ha l'aspetto di una meravigliosa ludoteca, ma in realtà è il reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I, una ristrutturazione necessaria per far sì che gli ambienti fossero adeguati alle esigenze dei piccoli pazienti. La nuova struttura, diretta dalla professoressa Anna Clerico, è infatti dotata di 10 posti letto ordinari, ma anche di 2 camere sterili che proteggono i bambini con problemi immunitari dall'attacco delle infezioni durante le cure. Nuove stanze con bagno privato, una stanza adibita a scuola, un'area accoglienza e una cucina per le famiglie, per non parlare ovviamente dell'area giochi. Un reparto unico in Italia, realizzato con 457.000 euro di risorse della Regione Lazio e 603.000 euro di fondi privati, ovvero Vodafone, Fondazione Roma Sapienza e l'Associazione per la lotta contro i tumori infantili Io Domani. Al taglio del nastro erano presenti diversi politici, da Gianni Letta a Walter Veltroni e Fausto Bertinotti. Non è voluto mancare il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, così come il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Grande assente il sindaco Ignazio Marino. A fargli onore di casa il direttore generale Domenico Alessio. Io devo ringraziare il contributo consistente che dato dai privati, in questo caso la Fondazione Vodafone e l'Associazione Io Domani, in collaborazione anche con l'Associazione, con la Fondazione Sapienza. Quindi è stato, diciamo così, uno scambio sinergico tra pubblico e privato, agevolato anche dalla Regione che ha messo a disposizione qualcosa come 500.000 euro, mentre 600.000 euro sono stati messi a disposizione dei privati, quindi il reparto è venuto a costare 1.060.000 euro. Ecco, questa è proprio cifra al centesimo. E ovviamente è una grossa realizzazione, un traguardo importante, abbiamo dato finalmente dignità ai malati, una grande dignità ai malati. Non potevo assolutamente tollerare, non appena ho preso consapevolezza e coscienza di una situazione assolutamente insostenibile, ragazzi affetti da patologie gravi, sofferenti con la loro famiglia, potessero stare in una situazione assolutamente degradata e non confacente con le proprie condizioni di salute. Quindi ho pensato che si doveva dare un colpo di acceleratore e l'abbiamo dato e in 6 mesi siamo riusciti a realizzare quello che voi oggi avete visto, cioè un reparto all'avanguardia sia dal punto di vista dell'aggiornamento tecnologico, quindi delle tecnologie che vengono impiegate, sia dal punto di vista del comfort alberghiero. Io penso che abbiamo contribuito non solo a umanizzare ancora di più, diciamo così, l'assistenza e il ricovero, ma a dare un minimo di sollievo anche alle famiglie, che non ci dimentichiamo che in questi casi i bambini sì sono i protagonisti della tragedia, ma le famiglie sono quelle che ne subiscono tutte le conseguenze. Quindi adesso stanze singole, con bagno, con letto aggiunto per i familiari, quindi tutta una situazione completamente stravolta, completamente, diciamo così, diversa. Un reparto come questo che noi abbiamo realizzato, penso che non ci sia in tutto il nostro paese. Il ministro ha parlato anche del nuovo patto della salute. È una struttura veramente all'avanguardia che tra l'altro raccoglie anche grandi professionalità mediche che c'erano presenti. Il progetto è bellissimo perché il reparto non sembra di stare in un ospedale, quindi è veramente un atto di umanizzazione di cure così delicate con grandi professionisti. Un paziente, il papà di un paziente mentre ero in giro mi ha detto: "Vede ministro, lei lo deve dire perché mio figlio in qualsiasi altra parte del mondo gli avrebbero amputato il piede, qui non è stato fatto". Quindi la sanità italiana ha dei punti di grande veramente qualità che devono essere sempre maggiormente valorizzati e resi omogenei sul territorio, e questo è anche il compito che stiamo affrontando sul patto, cioè bisogna assolutamente riuscire a colmare quel divario che c'è tra le regioni in piano di rientro, che purtroppo sono quasi tutte nel centro-sud italiano, rispetto alle altre in termini di qualità dei servizi. Abbiamo già approvato i nuovi LEA che avranno una rivisitazione entro il 30 di giugno, si fa ISO risorse, cioè senza chiedere ulteriori finanziamenti ma facendo dei risparmi interni. Questo lo possiamo fare insieme ad altre misure grazie al fatto di aver bloccato i nuovi tagli alla sanità nel mese di dicembre, che ci permettono di avere un budget in cui recuperare risorse per gli investimenti, anche perché la sanità italiana non può andare avanti se non ci sono nuovi investimenti. Sappiamo che non ci sono soldi da prendere esternamente, quindi bisogna fare come fa una brava, diciamo, casalinga anche, no? Come si fa ognuno con le proprie finanze o un'azienda
azienda recuperare laddove ci sono sprechi per reinvestire dove c'è bisogno. Grazie Ministro. Grazie. Ministro, ridiscutere il piano di rientro è fondamentale per Lazio, cosa ne pensa? Non solo per il Lazio, c'è un tema molto importante per tutte le regioni italiane e anche per i cittadini che comunque, ricordiamoci, pagano con le loro tasse questo rientro. Soddisfatto Nicola Zingaretti per questa inaugurazione che ha definito un atto importante. Purtroppo è anche il simbolo di tante cose che andavano fatte e non sono state fatte, perché il piano di rientro sanitario ha umiliato la qualità delle cure e quindi ha umiliato luoghi nei quali spesso solo il personale, e grazie a loro, ha garantito livelli elementari di assistenza. E quindi oggi è una bellissima giornata, perché grazie a questo sforzo si dota la capitale di un reparto di assoluta eccellenza e anche per i piccoli pazienti accogliente, però è evidente che questi esempi a noi ci spingono ad andare avanti con grande determinazione nella rivoluzione che stiamo realizzando. Ieri è stato l'ultimo esempio delle tante cose che si possono fare. Fino ad ora i malati cronici ogni anno dovevano rifare la fila per avere le sensori del ticket, quando era semplicissimo capire che bastava, proprio in virtù della cronicità di una malattia, dare fiducia, e quindi abbiamo abolito la burocrazia. Un altro esempio, ripeto, di un sistema che sta cambiando, e l'inaugurazione di questo reparto ci dice che dobbiamo continuare così. Legalità, costruzione delle reti, innovazione e, per quanto riguarda il rapporto con il governo, grande fermezza a chiedere al tavolo di rientro, cioè al governo, lo sblocco del turnover e la stabilizzazione dei precari in sanità. I precari non vanno mai bene, ma non vanno soprattutto bene quando si parla della vita e della salute dei cittadini. Il Lazio prima non poteva perché non aveva i requisiti per superare il blocco del turnover. Adesso li abbiamo conquistati e quindi insisteremo al tavolo per avviare una fase di stabilizzazione del precariato.